Ora do la parola a Enrico Carloni dell'Università di Perugia sul sistema universitario e le sue trasformazioni, tendenze di fondo e criticità tra legislazione ed attuazione. Penso che non ci sono slide questa No, volta. No, no. perfetto, allora possiamo stare Anche qua. perché dopo le slide di Nicolaou di stamane io non me la sentivo più di presentarvi con molto più modeste. Allora, intanto ringrazio gli amici di Roars per l'invito e più complessivamente per il ruolo che svolgono in questa difficile stagione dell'Università italiana. L'obiettivo che mi pongo con il mio contributo, diciamo con questa mia relazione, è quello di riflettere complessivamente sulle riforme che hanno interessato il sistema, come criticamente direbbe Cassese, dell'Università italiana nel corso dell'ultimo scorcio a partire dalla riforma Gelmini, anche se in realtà potremmo anche mettere un po' più indietro il punto di partenza e quindi ragionare di un processo quasi ventennale che ci porta fino alle riforme Berlinguer. Però restando su quest'ultimo scorcio, direi che credo sia importante riflettere complessivamente sul percorso che abbiamo alle spalle e quello che abbiamo davanti, per più ragioni. La prima è che ci troviamo in un momento tutto sommato particolare di transizione, come spesso ci accade. In questo momento probabilmente sta per essere presentato il nuovo governo, quindi in realtà è un momento anche in cui è difficile mettere un punto fisso, però il sistema avviato dalla riforma Gelmini è sostanzialmente giunto a completamento, cioè ha dispiegato tutti i suoi effetti, anche se ancora le ricadute sul lavoro di tutti noi, sull'attività e anche sull'ingresso nell'università è da vedere, però tutto quel percorso molto complesso che Roars a volte cercava di quantificare in numeri, di regolamenti attuativi, decreti e quant'altro, è sostanzialmente giunto a completamento con diciamo, completamente questi due grandi processi che sono la VQR e la SN, l'abilitazione scientifica nazionale. Il momento è anche un momento, credo, utile per fare il punto sullo stato dell'Università italiana, ma questo non lo faccio io, credo l'abbiano fatto molto meglio di me quelli che hanno parlato prima di me, lo stato dell'Università italiana in questo momento di crisi, che è in questo momento diciamo, quasi bellico dell'Università italiana. E sarà da vedere, e forse un po' qualche elemento lo capiremo già con il governo composto, insomma, le prime dichiarazioni che farà questo nuovo governo, se ci troviamo al termine di una guerra che ha interessato l'università italiana, oppure in realtà siamo in un momento di pausa, di un percorso bellico di più lungo periodo, di cui raccoglieremo i frutti più avanti. Questa visione complessiva diciamo, delle riforme, però, ci serve a mio avviso anche per collocare come anche altri da punti diversi dai miei, che sono un giurista, hanno fatto, diciamo, il valore dell'università italiana e della ricerca scientifica, che non è soltanto, come è stato detto bene, un valore da quantificare in termini economici, ma è un valore essenzialmente democratico. E in questo senso potremmo citare anche lo stesso Calamandrei ed anche altri. In sostanza, il valore dell'università e il valore. Posso? No, sì, stavo per dire cose troppo compromettenti. No, ci sono tutti, quindi c'è un problema direttamente all'amplificazione. Si sente? No. Beh, faccio come lezione, parlo più a. Allora, questo punto questo? Chissà, complotto, un complotto. Allora, dicevamo, il valore fondamentalmente democratico dell'università. Il fatto è che ridurre il ragionamento sull'università al ragionamento sulla capacità che ha l'università di contribuire allo sviluppo economico di un paese, che per quanto sia un elemento importante, è soltanto uno degli elementi della questione, ed è però un pezzo del ragionamento complessivo dentro il quale si inserisce tutto il processo riformatore che ha interessato l'università italiana. E dentro questo discorso è evidente che alcune parti dell'università, alcuni settori scientifici, alcune aree culturali, penso più complessivamente un po' a tutta l'area delle humanities, sono trovate in maggiore difficoltà perché se ci limitiamo a cogliere la questione da questo punto di vista, il contributo di
alcune scienze è più evidentemente percepibile, mentre lo è meno quello di altre. E invece quindi dovremmo ricostruire, come penso Rohrs stia facendo da diversi punti di vista, il valore, come è stato detto poc'anzi, sociale dell'università. In un passo che è spesso citato di Madison, che è citato spesso quando si parla di trasparenza, si dice che il governo del popolo senza informazione pubblica, o senza trasparenza si dice anche, è il prologo ad una tragedia, a una farsa o entrambe. Allora, questa citazione, che spesso si tende a riferire al contesto specifico dell'informazione pubblica e quindi della trasparenza sul potere, è in realtà un discorso che Madison fa rispetto all'istruzione e alla formazione, perché il popolo, diciamo, il valore democratico di un'istituzione si legge anche nel fatto che il popolo sia armato dal, diciamo, come dice Madison, delle armi e del potere che dà la conoscenza. L'università quindi come contesto democratico in cui operano criteri distributivi, che sono criteri distributivi diversi da quelli che troviamo nel mercato, che può essere, deve essere sensibile anche alle dinamiche, alle relazioni, alle problematiche del contesto economico, ma che non per questo deve vedere penetrare troppo profondamente al suo interno questo ragionamento. E credo che soltanto se ci astraiamo dalle singoli pezzetti della riforma possiamo cogliere un po' più il disegno complessivo e quindi inserirlo dentro questa guerra, come è stato detto, che a mio avviso è una valutazione evidentemente corretta, visti i dati, nel senso che sono dati bellici, ma dobbiamo anche capire qual è la guerra che stiamo combattendo. Io non ho soluzioni definitive al riguardo, ma mi sembra di poter dire che qui le guerre ce ne sono più di una. Una è quella che, come dice Warren Buffett, hanno vinto loro, e un'altra è questa dell'austerità, dentro la quale ci sta poi la nostra piccola guerra, diciamo, dell'università italiana, ma che è un pezzo inserito in un contesto più complessivo. E quindi dentro questa guerra un po' più globale, la nostra battaglia con l'Anvoro, sì o no, e così via, è soltanto, direi, un pezzetto di un contesto più complessivo. E quindi finché non è finita, diciamo, la grande stagione bellica, non è che è facile che i nostri piccoli conflitti si risolvano. Allora, vediamo la riforma, dicevo. La legge Gelmini e i provvedimenti successivi disegnano quella che è stata definita, e possiamo definire una grande riforma, nel senso che è una riforma che tocca complessivamente tutti gli elementi del contesto. Non ci sono pezzi del sistema universitario, dell'attività dell'università, che non sono stati toccati nel corso di questi anni, e quindi tutto ciò che noi facciamo, l'attività che sviluppiamo, il reclutamento, la valutazione, la didattica, la ricerca, il finanziamento e quant'altro, tutto quanto è cambiato. E quindi, come dire, i pezzi del puzzle sono tutti diversi, quindi il disegno complessivo deve essere un disegno evidentemente diverso. Però mi sembra che nel dibattito pubblico non sempre si arrivi a cogliere qual è il disegno che c'è in tutto questo processo. A prima vista, a mio avviso, e di nuovo qui altri meglio di me potrebbero fornire una risposta e da angolazioni ancora migliori osservare questi processi, però a primo avviso, diciamo, se uno si pone di fronte a tutto quello che è avvenuto in questi anni nel contesto universitario, sembra di assistere alla quarta legge di Finagol, quella per la quale quando si è pasticciato troppo con una cosa ogni intervento successivo non fa che peggiorare, no, la situazione. E quindi sembra fondamentalmente un disegno pasticciato, frutto di troppi cuochi che si sono messi lì e che progressivamente sono partiti con un impianto, poi un po' l'hanno corretto e alla fine questi processi vanno un po' a coronamento per conto loro, ma senza che ci sia un chiaro disegno, se non gli effetti che tutti noi cogliamo di questo scenario. Però, a mio avviso, se ci poniamo con ulteriore attenzione, vediamo che in realtà un disegno complessivamente c'è. È un disegno che è nascosto un po' dalla retorica sulla riforma universitaria, in cui molto spesso si afferma una cosa ma si realizza l'esatto contrario. La riforma Gelmini, a mio avviso, è piena di questi aspetti. Non so, la governance universitaria è semplificata, la semplificazione è la grande regola, il grande criterio che deve guidare la riforma della governance universitaria, invece noi assistiamo a un aumento della complessità del nostro operare all'interno dell'università.
Si vorrebbe affermare, questo era uno dei termini che si utilizzavano all'apertura, della, diciamo, nella fase di avvio della riforma, una autonomia responsabile, un'autonomia soggetta a valutazione, ma in realtà, come poi meglio vi dirò tra un attimo, in realtà di autonomia ce n'è sempre meno e assistiamo in realtà a un modello fortemente, come è stato anche accennato da altri, centralistico. Un modello centralistico che però in realtà non conosce un vero e proprio centro, diciamo, non c'è una vera e propria guida ministeriale di questi processi. L'autorità che guida queste dinamiche, che interviene, che spesso viene citata anche nel dibattito di Roars e che tutti noi ormai conosciamo così bene, l'ANVUR, è indipendente, però in realtà non è indipendente. Ci sono più spazi di autonomia per gli atenei che però in realtà sono sempre più costretti da regole più minute, c'è un rapporto col territorio che dovrebbe aumentare, la terza missione dell'università, poi però in realtà si costruiscono modelli universitari in cui questo rapporto col territorio viene meno, diciamo, non ci sono la capacità effettiva di penetrare di questo modello. Quindi in realtà finiamo vedendo i singoli pezzetti per essere spiazzati da una retorica che ci consegna un modello efficientista e di autonomia soggetta a valutazione fondamentalmente e a fronte di una effettiva attuazione con processi di realizzazione che è distante da questo disegno originario. E questo lo vediamo ad esempio abbastanza bene nel processo dell'abilitazione scientifica nazionale in cui si parte con un'idea che era la valutazione della qualità, poi si fa un grande discorso che ribalta questo approccio relativo alla necessità di elementi quantitativi obiettivi che eliminino lo spazio di discrezionalità delle commissioni, per poi trovarci di fronte di fatto a un meccanismo che non ha né l'uno né l'altra cosa o a entrambe, ma cui in realtà il prodotto che ci troviamo alla fine è diverso da quello che ci siamo raccontati nella strada che ci portava a produrre questo oggetto. E quindi se non questo senso di disagio, questo sconforto che è un po' latente, che emerge tutte le volte che c'è un convegno sull'università, non so se capita anche a voi, a me tutte le volte che esco da un convegno in cui si parla di università c'è questo senso di... A volte si evocano le parole più, diciamo, questa volta sento solo un sconforto o cose del genere, a volte si evocano anche parole ancora più pessimistiche, però diciamo, abbiamo un disegno, una realizzazione, un modello che è deludente, però non ci è chiarissimo, o almeno non sempre, non a tutti, a me stesso ogni tanto, non è chiaro qual è il disegno che ci presenta questo processo riformatore ormai completato come università italiana che si appresta a chiudere questa stagione di guerra o a, diciamo, vivere gli anni che ancora abbiamo di fronte sul fronte. Allora, qual è questo disegno? Diciamo, complicato in realtà a ricostruirsi, diciamo, nel suo complesso, ma possiamo cercare di svilupparlo rispetto ad alcuni elementi. Allora, rispetto alla questione della autonomia universitaria, ad esempio, l'idea di partenza poteva essere quella del passaggio da un'autonomia irresponsabile a un'autonomia responsabile, ovvero da un modello nel quale si è fatto cattivo uso dell'autonomia, come spesso si dice, si argomenta nella retorica contro l'università e come forse a volte in effetti è anche stato vero, ad un modello nel quale sì, ti lascio spazi di manovra, ma poi sarai valutato, sarai sanzionato, sarai eventualmente premiato o punito sulla base dell'esercizio che hai fatto di questa autonomia. Allora, se questa è l'idea di fondo, questa è un'idea, diciamo, che la realizzazione effettiva disattende completamente. Mai come adesso, credo, abbiamo poca autonomia all'interno dell'università. Abbiamo una guida centralistica assolutamente occhiuta e penetrante, nella quale il Ministero, ma molto di più del Ministero l'ANVUR, produce continuamente documenti ai quali dobbiamo allinearci giorno per giorno senza avere neanche la capacità effettiva di articolare un'azione di adattamento, ma semplicemente siamo guidati passo passo con piccoli e continui correttivi e diciamo le forme di condizionamento sono forme di condizionamento che
a mio avviso contraddicono l'idea di autonomia, soprattutto perché penetrano dentro l'autonomia, ovvero abbiamo meccanismi sempre più penetranti che sono in grado di condizionare non soltanto dall'esterno le istituzioni universitarie e quindi il loro diritto di darsi ordinamenti autonomi, ma che entrano dentro l'attività delle istituzioni universitarie e quindi sono in grado sempre in modo sempre più penetrante di condizionare la nostra attività di ricerca, la nostra attività didattica, l'organizzazione dell'alta formazione all'interno delle università, i dottorati e quant'altro. Credo che questo modello stia mettendo in discussione non soltanto l'autonomia delle istituzioni di alta cultura e quindi condizioni la capacità di queste istituzioni di sviluppare la propria azione, ma stia cominciando a penetrare dentro la libertà del singolo di ricerca e di didattica e quindi non soltanto comincia a forzare quel guscio che è la proiezione della nostra libertà individuale di ricerca, che è l'autonomia delle istituzioni universitarie, ma comincia a condizionare in alcuni settori, in modo sempre più evidente, l'attività di ciascuno di noi. In sostanza, attraverso processi come la VQR, la SN, cominciamo ad avere indicazioni puntuali, non soltanto sulle cose da fare, ma su come farle, in quali campi andare a intervenire. In RORS troviamo dati o quantomeno percezioni, anche se andrebbero evidentemente approfondite, del fatto che per esempio alcuni settori di studio non hanno cittadinanza né in un settore scientifico né in un altro, alla luce dei dati che ricaviamo dall'abilitazione scientifica nazionale, che significa sostanzialmente che noi non dobbiamo più fare ricerca in quei campi di studio. Altri campi di studio sono stati aggregati ad altri, sostanzialmente resi marginali e così via. Cioè, questo è un processo che complessivamente comincia a mettere in condizionamento e tensione non soltanto, vi dicevo, l'autonomia, ma la libertà del singolo che poi è sostanzialmente il valore fondamentale che poi si traduce ed è protetto attraverso l'autonomia delle istituzioni universitarie. Quindi abbiamo un nuovo modello di rapporto centro-periferia, che è un rapporto molto più penetrante, un rapporto centralistico, ma un rapporto in cui lo stesso centro è un centro non chiaro, confuso, nel quale il ruolo prevalente comincia a essere assunto, ormai assunto chiaramente da ANVUR, nel rapporto con il Ministero, un rapporto col Ministero che non è chiarissimo, in cui sostanzialmente appare esservi continuità non soltanto dal punto di vista organizzativo, cioè rispetto al fatto di chi abbia scelto o non abbia scelto i vertici, ma proprio funzionale, cioè nel senso nello sviluppo delle attività, nello sviluppo in particolare dei processi quali la VQR. Quindi ci alterniamo momenti in cui si parla di un'autorità indipendente, altri momenti in cui si parla di un braccio operativo del Ministero e a un certo punto è un altro nodo che dovremo chiarire. Abbiamo una nuova governance a livello di Ateneo che si realizza sia a livello di organi di governo di Ateneo sia a livello di governance bassa con i dipartimenti, in un modello che addirittura è stato definito zarista proprio quest'oggi, ma che comunque vede una forte concentrazione di poteri in capo al rettore, in particolare il capo al combinato tra rettore e consiglio d'amministrazione, ovvero una riduzione degli spazi degli organi collegiali, una riduzione del ruolo delle sedi decentrate all'interno dell'università, in particolare del ruolo dei dipartimenti, e anche questo è un meccanismo che finisce per essere sostanzialmente maggioritario, specie se legato al rapporto con il centro e con gli indirizzi che arrivano dal centro, e diventa un canale di penetrazione molto forte a livello di Ateneo degli indirizzi che provengono dal centro, che se poi lo mettiamo insieme al fatto che adesso è negli Atenei che si concentra anche il potere disciplinare nei confronti di ciascuno di noi, questo può disegnare uno scenario in cui, la libertà del singolo di percorrere strade che non siano strade particolarmente gradite, maggioritarie, mainstream, oppure sostanzialmente comunque eclettiche, può essere messo in pericolo. E questo pericolo si avverte particolarmente in quei contesti, in quei settori, in cui vi è una maggiore vicinanza alle dinamiche
politiche, e quindi c'è il rischio di una penetrazione di una politica che non è soltanto la politica governativa, ma anche, può essere anche una politica accademica, all'interno di spazi che invece ciascuno di noi, ciascuna comunità di studiosi, anche piccola comunità di studiosi, entro un dipartimento riusciva sin qui a crearsi. È un disegno competitivo, si parla addirittura in alcuni interventi nel dibattito scientifico di concorrenza, al di là se si possa parlare di concorrenza o meno, è sicuramente un disegno competitivo in cui la competizione è per risorse scarse, cioè una competizione in cui non si accede a, diciamo, come dire, vincendo la partita a più risorse, quindi a uno standard e una qualità migliore, ma la competizione ha come premio il fatto di non perdere contatto con i vagoni di testa, sostanzialmente. Io sono arrivato qua oggi da Arezzo e venendo da Arezzo ho avvertito nel corso degli anni la trasformazione del servizio ferroviario da servizio di, diciamo, universale a servizio di eccellenza, per cui sostanzialmente adesso se non riesci a prendere una freccia rossa non arrivi più. Okay. E noi dobbiamo interrogarci su qual è la funzione, il ruolo dell'università, cioè se veramente, come è stato detto più volte da varie angolazioni anche quest'oggi, l'idea che abbiamo in mente è l'università di eccellenza, ovvero 5 hub che competono per essere tra i primi 30-50 in Europa o nel mondo addirittura, oppure se invece abbiamo bisogno di una rete, di un sistema di istruzione in cui vi sia una rete diffusa di qualità buona per quanto possibile, in cui se del caso noi non è che lasciamo indietro l'università X della regione Y perché non raggiunge certi standard, ma vediamo come intervenire per aiutare a far sì che in quella regione vi sia un'università di qualità, eventualmente anche con una cosa che si vede sempre meno, che sono politiche universitarie condotte dal centro, ma condotte politicamente dal centro da parte del Ministero. E quindi diciamo, quello che abbiamo di fronte a noi è un modello profondamente cambiato in cui cambiano anche il ruolo complessivo dell'università, nel quale, diciamo, tutti noi siamo sostanzialmente un po' incastrati nell'attuazione continua di questi provvedimenti che giorno per giorno dobbiamo adempiere, dal riempire una scheda di valutazione in luogo degli studenti, perché non so se credo che sia ormai una prassi costante, ma ormai anche io valuto il mio corso, come dire, nel senso, ci vorrebbe anche il form che si apre se mi sono valutato negativamente, cioè mi dice ma scusa, ma allora... Oppure ancora, diciamo, tutti i documenti di trasparenza e quant'altro, la SN, la VQR e così via. Se noi stiamo, diciamo, non cogliamo il disegno generale, ma stiamo soltanto sul singolo pezzetto, non possiamo che adempiere al singolo pezzetto senza, diciamo, porre in essere anche le misure di contrasto rispetto a un modello politico che sta venendo portato avanti sull'università. Un modello politico che, e questo è l'ultimo elemento, come dire, ha acquistato una propria autonomia anche in assenza della politica e anche nella discontinuità apparente o reale dei governi dell'università. In sostanza mi sembra di poter dire che a fronte della debolezza della politica, in questi anni si sono succeduti più ministri che non hanno mai posto in essere veri elementi di discontinuità rispetto al modello avviato dalla riforma Gelmini, si sono definite delle sedi istituzionali e tecniche che portano avanti un certo disegno sull'università, che poi probabilmente è coerente anche con alcune tendenze di fondo che possiamo ravvisare anche in uno scenario comparato, perché non è che l'Italia vive da sola nel, diciamo, nel mondo, e che ci consegnano però oggi, a 4 anni dalla legge Gelmini e a completamento di questi processi, un'università diversa da quella che avevamo prima e che ha intrapreso un percorso rispetto al quale, diciamo, dobbiamo sviluppare, come Roars credo sia, degli anticorpi per porre elementi di controtendenza se riteniamo che questo disegno sia non accettabile, per evitare di essere semplicemente lo scintillante elemento di un ingranaggio che giorno dopo giorno un po' ci stritola. Grazie. Bene. No, alle 16.30 c'è. Quindi, siccome siamo riusciti a rispettare in maniera ottimale i tempi,
c'è lo spazio per degli interventi almeno per 20-25 minuti, perché alle 16.30 poi c'è la tavola rotonda, quindi i tempi tecnici poi di cambiare, raccogliere le persone eccetera, possiamo per 25 minuti fare degli interventi. Ecco, professor Ficatta La Manca, ecco qua. Ah, oppure là, sì. Un'osservazione praticamente fuori tema, perché mi riferisco ad un accenno velocissimo del precedente speaker a un libro di Carabel che si chiama The Chosen, che parla, che consiglierei a tutti, e che parla del reclutamento degli undergraduates negli Stati Uniti da parte delle tre maggiori università, diciamo, impegnate sia nella ricerca che nell'insegnamento, Harvard, Princeton e Yale. Allora, quello che vorrei dire a difesa di quella che considero, se non la seconda patria, la terza patria, mia terza patria, che è l'America, che proprio come reazione alle politiche di reclutamento degli studenti basate sull'idea di che bisogna cercare di reclutare le persone che hanno più probabilità di entrare a far parte della classe dirigente economica e politica, sono sorti negli Stati Uniti moltissime università statali e comunali che hanno poi prodotto, diciamo, non la classe dirigente economica e politica, però la classe professionale e scientifica. Vorrei, io non l'ho verificato, però scommetterei che il numero dei professori di matematica di Harvard, Princeton e Yale che ha studiato come undergraduate in City College of New York è molto più alto del numero degli stessi professori che hanno studiato a Harvard, Princeton o Yale. È una cosa fuori tema, però sì. Ma d'altra parte basta fare caso al fatto che negli Stati Uniti ci sono 4.700 università di tipo diverso. Se dovesse valere anche per gli Stati Uniti la logica italiana delle università di eccellenza di puntare a poche app, sicuramente di questi 4.700 4.000 dovrebbero essere eliminate, non so. Quindi non si capisce il perché, altrimenti ci sono 4.700 università. C'è un problema di fondo, che là c'è anche una questione di tenuta del tessuto civile della società, cosa che assolutamente si dimentica in Italia. Qualche altro intervento? Mario Ricciardi, così anche qualcuno di Roars interviene. Allora. Ma io volevo fare un'osservazione molto rapida, che in realtà è un'osservazione soprattutto a margine dell'intervento di prima di Moretti sulla storia, diciamo, della narrazione relativa all'università italiana. Perché io credo che una delle cose su cui probabilmente ci sarebbe una riflessione da fare e che indicano in parte la direzione nella quale si dovrebbe andare nell'immediato futuro è proprio quella del tipo di approfondimento e di indagine che ci ha presentato oggi Moretti. Noi abbiamo lavorato moltissimo in questi ormai sono quasi 3 anni di vita di Roars, giusto, no? Su un lavoro di documentazione, di analisi dei dati, di discussione, di policy, dove per fortuna il Comitato di Salute Pubblica, che regge le vicende dell'istruzione in Italia da qualche tempo, ci ha tenuto sempre impegnati, perché c'era sempre qualcosa di nuovo su cui lavorare. E abbiamo avuto poco tempo e forse non ci sono state tante energie a disposizione. Infatti io spero che, appunto, la relazione che abbiamo ascoltato oggi sia la prima di altre, e che magari altri studiosi che hanno lo stesso tipo di interessi e lo stesso tipo di curiosità vogliano dare il loro apporto, perché effettivamente se quello che noi stiamo facendo in un certo senso è anche un lavoro di critica dell'ideologia, permettetemi di usare questa espressione un po' desueta, un minimo di prospettiva storica diventa
molto importante. Io questo lavoro ho tentato di farlo in piccolo, grosso modo, un anno fa, quando appunto ho avuto l'avventura di seguire un blocco di discussione sulla valutazione della ricerca per il Mulino, per la rivista Il Mulino, e faccio parte della direzione della rivista, e mi sono occupato in un lavoro lì di come nasce il Research Assessment britannico, e ho non scoperto, perché lo sapevo già avendo lavorato in Inghilterra, però lo sapevo perché me l'avevano raccontato, non mi ero mai occupato accademicamente di questa cosa. Ho fatto un po' di ricerca e mi sono reso conto che in realtà non ha nulla a che fare con le cose che ci hanno raccontato per mesi e che continuano a raccontarci, no? L'eccellenza, le università inglesi, come probabilmente molti di voi non fanno fatica a immaginare, erano in quegli anni delle ottime università, e come ebbe a osservare Ralph Dahrendorf, che in quel periodo appunto era già in Inghilterra, non erano neanche delle università terribilmente costose viste in prospettiva. In quegli anni, diciamo, avvenne uno scontro che era in larga misura uno scontro ideologico, che riguardava la riorganizzazione della società britannica, che riguardava certe questioni anche di redistribuzione del potere all'interno di quella società. E l'università è stato uno dei terreni su cui si è combattuto questo scontro, dove tra l'altro, e questa è una cosa tipica dei fenomeni ideologici, è molto difficile distinguere nettamente, come dire, il male dal bene, perché è ovvio, e non c'è bisogno di sottolinearlo, che una certa misura di accountability è un aspetto positivo in una società democratica. Tenete conto che in Inghilterra il finanziamento tradizionalmente funzionava in questo modo: fu creato all'inizio del Novecento un comitato che si occupava del finanziamento dell'università, però per chi conosce bene la storia della società britannica del Novecento e vede quali sono le persone coinvolte, ci si rende immediatamente conto che l'elemento centrale è che il Master di All Souls o il Master di Nuffield, che era, diciamo, abbastanza forte in politica anche se non era forte in altre cose, chiama il ministro, che normalmente è un fellow del college, e gli dice: guarda, noi abbiamo bisogno di questo, di questo, di questo, e normalmente il governo lo dà perché quelle sono le istituzioni dove si forma la classe dirigente. Tutto questo era incompatibile ovviamente con una democrazia di tipo più moderno, e quindi in un certo senso era destinato a finire. Però viene messo in discussione, nelle forme e nei modi in cui viene messo in discussione dai governi conservatori, in parte anche per ragioni ideologiche che hanno a che fare, per esempio, con un nuovo modo di concepire il settore pubblico, un nuovo modo di concepire tutto, appunto, le teorie cui alludeva Moretti. Ora, di tutto questo, con mia grande sorpresa, in Italia si è parlato pochissimo negli ultimi anni. Cioè, noi siamo stati investiti da una tempesta che pure molti di noi hanno visto arrivare da lontano. Io appunto sono andato a lavorare nel Regno Unito nel 96, e quindi quando si è cominciato a parlare di queste cose in Italia ho visto che la tempesta si avvicinava, e credo di non essere stato il solo. Eppure da questo punto di vista noi siamo ancora molto indietro a livello di consapevolezza, e questa è una delle cose che regge la pseudoscienza, che sempre con grande efficacia viene demolita da Giuseppe, perché non è soltanto la potenza evocativa del numero, è anche l'incapacità di leggere attraverso il prisma della storia e, se mi permettete, della politica, perché tutte queste cose sono politica, ma non politica in un senso banale, ma politica in un senso alto. Cioè, chi crede che queste siano decisioni puramente tecniche, o è un ingenuo o mente sapendo di mentire. E noi da 4 anni in Italia stiamo ruotando intorno a questa, che è una questione cruciale. Ora io mi auguro, se posso fare un piccolo appello, no, relativo al futuro, che non solo sempre più ci siano degli incontri across the borders con studiosi che stanno facendo cose simili a quelle che sta facendo Roars in Italia, ma che il lavoro che noi facciamo vada anche in questa direzione, perché soltanto dall'interazione tra una migliore
analisi sociale e una sempre più raffinata analisi dei dati che può venire, secondo me, un'inversione delle tendenze che stiamo patendo in questi anni. Grazie. L'ultima, io direi facciamo un ultimo intervento, perché visto che sono già arrivati i coloro i quali parteciperanno alla tavola rotonda, così cominciamo 10 minuti prima e ci sbrighiamo tutti 10 minuti prima. Quindi allora l'ultimo intervento. Prego. Sono Daniela Falcioni. Io vorrei un po' sapere il sequel della, qualcosa almeno, dell'ultima relazione che ha fatto Enrico Carloni. Mi riferisco a questo studio che lei ha fatto della legge Gelmini e anche delle applicazioni di questa legge, e ha concluso parlando di un modello politico che governa l'università, anche se poi il ministero dell'istruzione è stato un ministero che ha cambiato continuamente ministro, eccetera, ma c'è un modello politico che appunto lei ha criticato, mettendo in evidenza alcune antinomie di questa legge, delle applicazioni di questa legge. Ne ricordo solo una: si fa la retorica dell'autonomia, in realtà c'è stata una forte centralizzazione. Poi lei alla fine diceva dell'importanza di sviluppare anticorpi. Ecco, siccome ha studiato questa legge, ha studiato l'applicazione di questa legge, mi chiedo se in questo studio lei ha individuato qualche anticorpo. Bene, sarà la domanda a cui può rispondere direttamente. Allora, diciamo, anticorpi. Per certe cose c'è il TAR, come dire, però allora il discorso è, a mio avviso, insomma, è un po' questo, cioè c'è una continuità di fondo nell'attuazione della legge Gelmini e anche una, come dire, un completamento del disegno della legge negli anni successivi, che in parte sviluppa e articola di più il modello. Questo in parte era implicito nella legge, perché la legge aveva una serie di provvedimenti attuativi che erano previsti. Però questo sviluppo, che è portato avanti con una continuità nel corso degli anni e con, diciamo, l'emergere quasi autonomo di una serie di elementi che nella legge non c'erano, cioè noi, per esempio, penso a Roars, ci siamo altri meglio di me, più a lungo di me, però insomma ci siamo impegnati tutti in questa questione delle mediane, per esempio, la valutazione quantitativa, tutti gli elementi bibliometrici. Nella legge Gelmini tutti questi elementi noi non li troviamo, sono elementi che si inverano successivamente, cioè c'è un, e probabilmente quello che mi sembra di poter dire è che come dire, a fronte della doppia debolezza del centro ministero e della periferia le università, si è sviluppato un modello che è centralistico, cioè in cui fondamentalmente le università, più che realtà autonome, sono articolazioni periferiche che attuano un disegno che è definito a livello centrale, ma questo disegno viene sempre più spesso definito nella sede tecnica, che però è una sede, diciamo, apparentemente tecnica a questo punto, perché in realtà fa politica. Okay? Quindi l'anticorpo fondamentale, secondo me, cui contribuisce Rawls, è smitizzare e rivelare e comprendere il disegno che abbiamo davanti, perché sennò, come dicevo, io stesso partecipo alla VQR, partecipo all'abilitazione scientifica nazionale, riempio tutti i miei formulari, come tutti noi facciamo, adempiendo oppure ritenendo utile per noi sviluppare un'azione rispetto a un singolo pezzetto. Però credo che tutti, e occasioni come queste siano importanti, perché da diverse angolazioni una serie di questioni sono, secondo me, emerse in modo comune, sono importanti proprio per cogliere un po' questo scenario di fondo rispetto al quale poi, diciamo, la difesa dell'individuo, come dire, è possibile nei limiti in cui questa attuazione della riforma non è coerente col dato legislativo originario. A questo punto possono esserci spazi di tutela del singolo, ma la questione è più generale, è più complessiva, è del sistema paese, come dire, rispetto a questa evoluzione, e per questo c'è bisogno di un cambiamento di indirizzo politico, a mio avviso.
Bene, grazie. Allora terminiamo questa prima parte e continuiamo immediatamente, così non perdiamo tempo. Io invito Daniela. Dov'è Daniela? Daniela Palma e i relatori.